Gentili telespettatori, buona giornata. Benvenuti a questo video di Teleitalia. Si alza di nuovo la tensione intorno al MES, sale alle stelle, anche se io mi stupisco che non dicano o non vogliano ascoltare che il MES, gli interessi del MES adesso costano di più. Secondo gli ultimi bot, chiamiamoli così per facilità, gli ultimi titoli di debito decennali che l'Italia ha emesso hanno un tasso di interesse dello 0,6%, per prendere il MES bisogna pagare un interesse dello 0,8%, quindi il MES costa lo 0,2% in più rispetto a emettere titoli di Stato. Quindi non riesco a capire ancora di che cosa stanno discutendo, però anche e soprattutto in vista della riunione poi dell'Ecofin, che chiama gli stati a dare il via libera all'accordo europeo sulla riforma del fondo salva stati, perché ancora non c'è una riforma, attenzione. E così riparte il braccio di ferro intorno, lo stupido braccio di ferro intorno e dentro la maggioranza. Conte è in mezzo, ma a lui ha già dichiarato in televisione che questi soldi non servono, ci sono già i soldi disponibili. Così ci deve mediare tra PD e Italia Viva, favorevoli al MES, dall'altra parte c'è il Movimento 5 Stelle che è contro il MES. Nell'opposizione c'è Forza Italia favorevole al MES e Movimento 5 Stelle e Lega e Fratelli d'Italia contrari. Ma questa è una stupida, ma stupidissima battaglia ideologica, perché il MES non conviene più, non c'è neanche da parlarne, ma continuano a parlarne. Il tempo scorre e poi lunedì l'appuntamento a Bruxelles. E potrebbe essere considerato il primo momento per richiedere l'accesso a questi fondi, questi 37 miliardi che secondo il PD non se ne può fare a meno. Come? Ne arrivano 209 miliardi e non se ne può fare a meno. Ma arrivano in ritardo e si mettono titoli di Stato? No, vogliamo il MES. Perché? Per fare un dispetto a Salvini. Questa è la realtà. Un dispetto a Salvini e Meloni. Loro dicono di no, loro noi diciamo di sì. È infantile, vero? Sì, perché Meloni e Salvini il loro no è giustificato, ci sono delle motivazioni. Il sì del PD di Italia Viva e di Berlusconi non ha nessuna motivazione, nessuna, nessuna, ma non stiamo qui a ripeterlo per la millesima volta. Per chi si è iscritto da poco a questo canale, questo argomento lo abbiamo ripetuto, l'abbiamo trattato e abbiamo ripetuto mille volte del perché il no al MES, con delle motivazioni reali, non delle opinioni, ma delle motivazioni reali. In realtà, dicono nella maggioranza, solo sì e solo in presenza della ratifica di un accordo europeo sulla necessità di rivedere il meccanismo che non comporta alcun automatismo ai fini dell'utilizzo dello strumento europeo. Quindi stanno dicendo, ma no, lì si va a parlare solo perché bisogna rifare un po' l'accordo, ma questo mica vuol dire che è automatico che prendiamo i soldi. Gualtieri proverà a spiegarlo anche alle Camere prima di recarsi a Bruxelles, dando corso alla clausola votata nel dicembre del 2019 che impegnava il governo ad informare le Camere prima di ogni passo sulla questione MES. Malgrado questo, gli animi nella maggioranza sono tutt'altro che rasserenati. Conte, nell'ultima intervista, conferma quello che aveva già detto nell'ultimo DPCM. Dice: accedere al MES abbiamo tantissime risorse, dobbiamo saperle spendere. Abbiamo ingenti risorse nella legge di bilancio, abbiamo i fondi strutturali europei. E così continuano però PD e Italia Viva a chiedere inspiegabilmente questo utilizzo di questo meccanismo salva stati. Ma proprio su questo, la stessa misura che sta spaccando il governo ha scatenato le ire della Lega, che ha abbandonato il tavolo contrariamente a Forza Italia e Fratelli d'Italia, che sono rimasti seduti al loro posto. La decisione della Lega è arrivata mentre si stava appunto discutendo del meccanismo salva stati e della presenza in aula del ministro Gualtieri. Il gruppo. Il partito, però in Senato e in Parlamento si dice gruppo parlamentare della Lega, alla fine è partito, lo chiamano gruppo.
Va bene, quindi la Lega, mentre si discuteva appunto di questo MES, riferiscono le stesse fonti, ha contestato la proposta della maggioranza di portare il titolare del MEF, Gualtieri, nella sola commissione, mentre il centrodestra ha chiesto un'informativa in aula. Ci prendono in giro, dice Salvini, il ministro Gualtieri sul MES dà disponibilità a venire in aula e la maggioranza dice che va bene in commissione. Dice anche Massimiliano Romeo, capogruppo al Senato della Lega, dopo aver lasciato i lavori della capogruppo di Palazzo Madama sul tema del MES, e dicono mai visto un atteggiamento simile. In altre parole, la Lega vorrebbe che Gualtieri facesse le sue dichiarazioni in aula, mentre per la maggioranza è sufficiente che Gualtieri vada in commissione finanze e affari, dal momento che un voto in Parlamento, dicono, è già previsto il 9 dicembre, dopo le comunicazioni di Giuseppe Conte in vista del Consiglio europeo. Ma poi, alla fine, il Senato voterà se il ministro dell'Economia Gualtieri interverrà in commissione e in aula sul Consiglio europeo del 10. Questo dice quanto stabilito dai capigruppo di Palazzo Madama. La presenza in aula di Conte è stata già calendarizzata il giorno 9 sullo stesso argomento. Sarà da ridere. Con il Premier che è contro PD e Italia Viva, assieme ai 5 Stelle, però comanda il PD perché quelli che sono contrari, Conte e i 5 Stelle, non hanno il lavoro fisso, hanno il lavoro a termine, mentre quelli del PD hanno più o meno quasi tutti un lavoro a tempo indeterminato, cioè possono essere rieletti. Mentre i 5 Stelle e Conte, i 5 Stelle col vincolo del secondo mandato e Conte che non ha un partito, sono tutti licenziabili se cade il governo. Chi vincerà? Ovviamente vincerà lo stipendio. Alla fine probabilmente vincerà il PD facendo prendere questi soldi come una sorta di vittoria da sbandierare al loro elettorato, pur facendo un danno economico perché adesso il MES costa, gli interessi sono più alti in questo momento, poi i titoli di Stato possono cambiare, però in questo momento è più alto l'interesse che si paga sul MES. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook, nella pagina Tele Italia, in Instagram e nell'altro canale di YouTube, Tele Italia Seconda Rete. Grazie nuovamente e buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti.